Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutte le persone che siete qui questa sera in piazza per questa iniziativa dell'Associazione Culturale Amaro Letterario. Ringrazio in modo particolare il Presidente, la dottoressa Angelina Pettinato, la professoressa Pasqualina, il socio fondatore Luca Gentile. E questa sera da parte dell'amministrazione siamo presenti io e il vice sindaco Federico Bonacci, e non per ultimo vogliamo ringraziare l'autrice del libro Rosalba Volpe, che questa sera ci presenta il libro Il mare che ho dentro. Io sono breve e lascio la parola a tutti i relatori, che sicuramente saranno più bravi del sottoscritto, e adesso passo la parola al vice sindaco Federico Bonacci. Buonasera a tutti, io pure a nome dell'amministrazione mi associo al benvenuto che ha fatto il sindaco, e do il benvenuto all'autrice, all'associazione pure Amaro Letterario e a tutti voi partecipanti per questa giornata che come amministrazione abbiamo, come ci è stata proposta da Angelina e Pasqualina, abbiamo subito accettato, perché uno dei nostri, noi pensiamo che una delle cose da valorizzare è proprio quello della cultura, quindi cosa più che la lettura del libro nel mondo attuale dove di un libro, insomma, nel mondo attuale dove ormai tutto quanto va così veloce che si ci ferma ai commenti dei social network e basta. Quindi se, proviamo anche nei nostri piccoli paesi ad andare a valorizzare appunto quella che è una cosa importantissima come la lettura. E la rassegna si chiama I borghi della lettura e della scrittura, e quindi siamo orgogliosi un piccolo borgo come questo dà l'opportunità di poter parlare oggi, e speriamo che seguano tante altre di queste iniziative. Lascio la parola a Luca, che è della Sezione Amaro Letterario, e vi auguro una buona giornata in compagnia, leggendo e ascoltando soprattutto gli studenti. Grazie. E mo c'è quello più ristretto di tutti, che sono io. Vi ringrazio innanzitutto per essere venuti tutti quanti, ringrazio come sempre l'amministrazione comunale, in particolar modo Salvatore che ci ospita in questa bomboniera. Nel momento in cui diciamo Salvatore, non è che non ci lascia neanche parlare, sì, subito, che vi serve? Quindi lo ringrazio di cuore a nome mio, personale, di Amaro Letterario. Amaro Letterario, per chi non ci conoscesse, ma penso è una piccola realtà abbastanza conosciuta. E questa associazione è nata tra un piccolo artigiano che sono io, e Angelina, Pasqualina e altre persone che al momento non sono presenti, e con il logo disegnato da un abruzzese, da Luca Di Laudo, e quindi il nostro logo che rappresenta l'artigianalità, la parola e la scrittura. E un pochettino abbiamo voluto intraprendere le iniziative del caffè letterario, basandoci però sull'amaro, su questo prodotto che viene appunto prodotto qui vicino a Carlopoli da una piccola aziendina del Reventino. Questa associazione è nata proprio il 2 febbraio 2020, vi ricordate, eravamo ragazzini alle 20:20 davanti al notaio, quindi un numero che invito a giocare all'otto. Ed è nata quindi con lo scopo di portare avanti l'artigianalità, la scrittura e la parola. E diciamo nel corso di questi 3-4 anni ci è riuscita abbastanza bene. Abbiamo avuto una serie di iniziative sia qui a Panettiere, a Carlopoli, e un po' per la Calabria, Reggio Calabria e via dicendo. Durante la pandemia siamo stati anche abbastanza bravi, lo dico perché eravamo chiusi, però abbiamo unito l'Italia. Non so se ricordate la lettura del libro Il piccolo principe, Il mago di Ozzo, con migliaia di like, come si chiamano, visualizzazioni, con lettori da ogni parte d'Italia, quindi Palermo, Trento, Verona, Napoli e via dicendo. Io avevo detto di essere breve, quindi sarò breve. E quindi colgo di nuovo l'occasione per salutare tutti voi, per ringraziarvi per essere venuti. E niente, ci vedremo nei prossimi giorni con altre iniziative di Amaro Letterario, e non so chi devo lasciare la parola ad Angelina. Ok,
Grazie a tutti di essere venuti, è bello vedere tutto il pubblico in ombra, giustamente, perché dall'altra parte c'è il sole, qualche coraggioso che sta al sole, ma va bene così. Allora, noi siamo tanto felici perché oggi noi presentiamo il nostro progetto sulla lettura e la scrittura, che abbiamo proprio voluto intitolare I Borghi di lettura e scrittura, perché io, Pasqualino e Luca siamo appassionati di territorio. Noi amiamo il nostro territorio innanzitutto e amiamo la parola che cura, la parola che ispira, la parola che spinge e che aiuta i territori a crescere e le persone a sperare sempre in qualcosa di meglio, in qualcosa di più illuminante, diciamo così. E quindi abbiamo avuto l'idea proprio di trasformare i nostri borghi, quindi il borgo di Panettiere, il borgo di Carlopoli, proprio in borghi di lettura e di scrittura. Partiamo oggi con la presentazione del libro di Rosalba Volpe, poi proseguiremo nei mesi successivi, speriamo anche negli anni successivi, con tutta una serie di attività che coinvolgeranno le nostre rughe, che coinvolgeranno le nostre vie. Uniremo in qualche modo la memoria, il genius loci dei nostri borghi con la passione per la lettura, per la scrittura. E noi immaginiamo di far arrivare nei nostri borghi persone che ci aiuteranno ad accrescere la nostra cultura, quindi ci faranno entrare nelle dinamiche della scrittura, nelle dinamiche della lettura. Immaginiamo le nostre strade piene di artisti letterari che ci aiuteranno un po' a far conoscere i nostri borghi e un po' a noi creare un'occasione di confronto con persone che hanno altri accenti. Non a caso noi iniziamo con l'accento campano, potevamo iniziare con un accento calabrese, ma bastano i nostri tre, quindi va bene così. abbiamo voluto cominciare proprio con un respiro più nazionale, quindi speriamo che questo progetto possa avere una buona evoluzione. Intanto abbiamo avuto il sì dell'amministrazione comunale di Panettiere, ma anche il sì dell'amministrazione comunale di Carlopoli, e loro ci offriranno le strutture, ci aiuteranno, ci faciliteranno nella pubblicizzazione degli eventi, e noi daremo vita a tutto quello che poi nel corso dei mesi potrete vedere e vivere con noi. Chi è Rosalba Volpe? Innanzitutto Rosalba Volpe è un'amica. I social servono anche per costruire delle reti inaspettate. Io e Rosa non ci conoscevamo, ma Facebook ci ha messo in comunicazione e quindi questa comunicazione ci è piaciuta, si è trasformata in amicizia. Io ho avuto l'onore di leggere il libro in anteprima e di poter curare la prefazione. Vi assicuro che è un libro terapeutico dal mio punto di vista. Vabbè, dice, tu sei psicologo e vedi terapia ovunque. Sì, è vero, così. È molto catartico, il mare che è dentro è veramente un viaggio nell'interiorità. E in questo Rosalba è stata molto generosa, perché ha offerto un viaggio nell'interiorità attraverso la sua. E quindi è un racconto di profumi, di sensazioni, di sentimenti molto belli, radicati nel tempo, ma con un respiro molto più ampio, che si spinge proprio nel futuro, lei è fresca di un premio e San Carlo approva. Sono le 18, abbiamo iniziato pure con 10 minuti di anticipo rispetto alle 17:30, 30 minuti in ritardo. Ok, Rosalba ha ricevuto
una menzione nell'ambito del concorso letterario Tre colori invento un film, premio Lenola 2022, quindi qui abbiamo, diciamo, un personaggio premiato e anche lei è direttore scientifico della Fondazione di Ruocco, che ha sede, a Torre del Greco. È un'appassionata di numeri, perché è laureata in scienze in economia e commercio, e lei lega questo, diciamo, lega i numeri alle parole in un modo molto 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 particolare. È qui presente anche l'editore Marco Marchese della Cleto, Officine Letterarie da Cleto. Siamo contenti che tu sia qui, Marco, poi se vorrai intervenire saremo felici di ascoltare la tua voce. E questo, passo adesso, diciamo, la parola al presidente di Amaro Letterario, che è Pasqualina Arcuri, e vi invito ad ascoltare questo bel dialogo tra la presidenta e la scrittrice. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere venuti, grazie a Rosalba per aver accettato il nostro invito. E io faccio le domande. A scuola. Allora, prima domanda. Tu hai diviso il libro in tre parti e hai scelto delle parole. Noi vogliamo sapere con quale ti senti adesso più a tuo agio, dopo 2 anni dalla pubblicazione. In realtà non c'è una parola in cui mi sento più a mio agio, diciamo tutte e tre appartengono a me, perché prima di tutto grazie a tutti per essere qui, grazie all'amministrazione, ad Angelina, a Manuela, insomma a tutti. Permettetemi di dire che è di una bellezza questo borgo particolare, per me che sono abituata a vedere il mare, quindi un po' diverso da quello che è il mio normale orizzonte, queste montagne sono molto molto belle, quindi complimenti. E grazie anche al mio editore per essere qui. Quindi queste tre parti in cui divido il libro ancora mi appartengono tutte e tre, non ce n'è nessuna che ho lasciato, perché in realtà raccontano un po' la mia evoluzione. Quindi sono alla ricerca della quarta, della quarta parola. Ma perché penso che il 3 sia il numero perfetto, ancora mi soffermo a quello. Insomma, questo. Proseguo leggendo un testo del tuo libro. Allora, imparo a pescare. Non esistono storie che non necessitano di strumenti per essere comprese. Pesco il linguaggio. È necessario avere rispetto per le parole che raccontano i luoghi. Pesco il coraggio. Nessun viaggio inizia con la certezza assoluta. Pesco la memoria. Ricordare fa rima con amare. Pesco il bisogno di non giudicare, non spetta a me fare giustizia. Sono pronta, le vele sono alte, il vento è in poppa ed io sono in viaggio da sempre. Noi vorremmo che tu ci parlassi di questa pesca. C'è la canzone di Renato Zero che dice una pesca miracolosa. Diciamo che questo concetto di pesca è nato proprio grazie ad Angelina, che lei pesca tutti i giorni delle parole che io ormai leggo da qualche anno. Il linguaggio è stata, perché Angelina è stata a Napoli qualche anno fa, in questo seminario, io pescai la prima parola linguaggio e diciamo l'idea di scrivere era un po' lontana da me, ero in un altro momento, in un altro percorso, però mi è sempre piaciuto giocare con le parole, un po' per formazione professionale, un po' perché in genere mi piace giocare. E quando pescai la parola linguaggio, me ne andai a cercare quello che era il significato. Significa avere lingua, no? Dal latino, lingua avere. Ma non è questo il punto. Il punto è che spesso nel corso della mia vita, ma anche in quelle che sono state le storie a cui ho avuto modo di assistere, di partecipare, ho sentito sempre parole molto forti, parole molto aggressive, che in realtà hanno lasciato il segno. Quindi l'idea di un linguaggio che sappia modulare anche poi, se volete, il silenzio è stata per me una scoperta in quel momento. Quindi pescare il linguaggio significa pescare tutte le parole che fanno parte della nostra vita, quelle che ci hanno fatto bene, quelle che ci hanno fatto male, ma anche quelle che dobbiamo imparare noi stessi a modificare. Quindi
dopo il linguaggio c'è il coraggio, perché bisogna avere anche il coraggio di cambiare le parole, perché in qualche modo siamo sempre abituati ad usare un certo nostro modo di essere. E nel coraggio di cambiare le parole c'è il coraggio anche di cambiare le nostre abitudini, direbbe Angelina, le nostre convinzioni limitanti, e ce ne sono tante. Poi perché rischiare ad un certo punto della vita mi era sembrato troppo difficile, quindi tutto richiamava stare fermi. Invece poi il coraggio è sicuramente la voglia di partire e di rischiare, ma è anche la voglia di continuare a farlo. Quindi in realtà dobbiamo sempre imparare a rischiare. E anche qui mi viene incontro la etimologia. Avere cuore e coraggio significa corda e mabere, quindi avere lingua e avere cuore. E poi le storie da raccontare. Ognuno ha le sue, ognuno ha il suo linguaggio e il suo coraggio nel raccontarle, e ognuno spesso fa delle proprie storie delle isole, un po' per pudore, un po' per convinzione, un po' perché pensiamo che quello che ci appartiene lo possiamo capire solo noi. In realtà non è così, le nostre storie possono essere da esempio. Quindi invito tutti a raccontarsi prima di tutto la propria storia e poi a raccontarla. Ovviamente con un pizzico di follia, però se non ci fosse stata quella io non sarei qui, quindi ecco. Continuo leggendo. Il mare che ho dentro è stato scritto alle prime luci dell'alba, così da permettermi di bilanciare la mia voglia di essere nel mondo con la dimensione, per me imprescindibile, di mamma e compagna. È stato un compromesso necessario e faticoso. Spesso la pigrizia prendeva il sopravvento e rieducarsi a svegliarsi presto è stato un esercizio di pazienza e perseveranza. Ho sperimentato sul campo che è possibile un work-life balance, ma soltanto se si è pronti a crederci e a riorganizzare il proprio tempo senza rifarsi a modelli di donna e mamma perfetta, ma piuttosto di donna e mamma soddisfatta. Che cosa intendi tu per work-life balance? Penso che tutte le donne qui mi capiranno cosa intendo. La dimensione di mamma e di donna, di compagna, di moglie, qualsivoglia dimensione, è una dimensione impegnativa. E quindi quando ho cominciato a scrivere, Aurora aveva 4 anni, aveva esigenze importanti, quindi non è che alle 9 di mattina ti puoi mettere a scrivere mentre il bimbo devi portare a scuola, il marito va al lavoro, tu magari lo stai cercando questo lavoro, e era diventato complicato. Quindi work-life balance per me è uguale a non rinunciare a se stessi, però è chiaro che richiede molto impegno. Per un anno mi sono svegliata, in realtà continuo a farlo alle 5:15 di mattina, perché in quell'ora e mezza io dico ci siamo io, il mio caffè e il libro e la penna, solo in quell'ora e mezza, perché poi dopo è finita. Quindi in realtà la mia vuole essere anche uno stimolo, sempre perché l'ho vissuto, non perché mi piace per sentito dire, di come è possibile riuscire anche con difficoltà, perché è inutile negare che le energie che investiamo per costruire una famiglia, per chi ci crede, per chi come me lo ha scelto, non è che mi è stato imposto, però io sono anche una donna che ha studiato, quindi non voleva rinunciare a me stessa e a quello che credevo, e quindi bisogna ballare, io dico. Ovviamente i tempi, magari quello che puoi fare in 6 mesi lo fai in 1 anno e mezzo, però lo fai. E quindi in realtà io credo di non aver scoperto niente di nuovo, perché magari quando ho scritto il libro c'era ancora mia nonna, e mia nonna 5 figli, vabbè, io una, quindi altri tempi. Lei mi diceva sempre, ve lo dico in napoletano e poi ve lo traduco, a me mi scettava sempre 4 mattina, cioè io mi svegliavo sempre alle 4 di mattina, quindi io pensavo di aver fatto la scoperta dell'acqua calda, in realtà lo hanno fatto le nostre nonne, quindi oggi lo chiamiamo in inglese work-life balance, forse oggi abbiamo una consapevolezza, ecco, questa forse un tempo non c'era, quindi questo work-life balance io lo dedico a tutte le donne e principalmente anche a quelle della mia famiglia. Alcune hanno saputo bilanciarlo, altre meno, quindi a questo coraggio, ecco.
ultimo brano. La parola, dunque, salva prima di tutti se stessi e poi chiamiamo. Noi siamo le parole che diciamo, ma siamo soprattutto le parole che scegliamo. Non solo per raccontare la nostra storia, ma anche per riscriverne una nuova. Siamo partiti con la parola, terminiamo con la parola. Per noi di Amaro Letterario la parola è fondamentale, anche perché, come ha spiegato bene Angelina, è proprio sulla parola che ruota tutto il nostro progetto, tutto il nostro percorso. Ecco, ora vogliamo proprio entrare nel tuo rapporto con la parola. Ecco. Come già detto prima, non voglio ripetermi, la parola è uno strumento, non sicuramente l'unico, perché in realtà anche il silenzio lo è. E quando sappiamo dosare silenzio e parole, in realtà gli abbiamo capito un po' di cose. Il mio rapporto con la parola è stato sempre intenso. Difficilmente ho usato o pensato parole che potessero ferire, non è proprio nel mio carattere. Però a volte non sono solo le parole, ma anche il modo in cui le diciamo. Quindi il percorso fatto è principalmente scegliere le parole, ma è anche scegliere il modo in cui diciamo le parole. E questo nasce attraverso una scelta che è più profonda della scelta del vocabolario, perché posso conoscere tutto lo scibile umano, tutto il vocabolario latino, greco e chi conosce anche le altre lingue, però è l'amore che si utilizza nelle parole che fa la differenza. Mi è sempre piaciuta la lettera di San Paolo che dice: se non avessi amore sarei come un cembalo che tintinna. Alla fine l'uso della parola è l'uso dell'amore che mettiamo dentro. Ecco, il libro, il percorso fatto con Angelina è stato questa scoperta dell'amore per la parola e nella parola. Io credo molto nelle parole, ma credo anche nel senso che vogliamo darle alle parole. Ve lo dico in napoletano sempre, perché non posso prescindere dalle mie radici. Io posso incontrare una persona e dirle: ah, come stai bella, o le posso dire: ah, come sei bella. Ha una differenza, perché io ho detto la stessa cosa, ma il modo cambia completamente. Quindi il mio rapporto con la parola lo coniugo nel suo essere parola, ma anche nel suo modo di essere. Quindi il mio piccolo, e spero che possa essere anche un augurio per Amaro Letterario, incontrare persone che sappiano scrivere, che sappiano leggere, ma che sappiano farlo con amore, così come leggo qui. Io ho finito con le mie domande. Non so se qualcuno di voi vuole fare una domanda a Rosalba. O l'editore. Che il bello che noi siamo così. Grazie, io vi tirerò via veramente poco tempo. Innanzitutto devo ringraziare tutti voi, l'amministrazione che ci ospita, Panettieri. Poi devo fare un particolare apprezzamento proprio al nome, perché Amaro Letterario, c'è una geniale, che poi non è in contrapposizione a Caffè Letterario, lo affianca, no? E devo dire, sono rimasto positivamente colpito di questa cosa. Sono felice di essere qui, perché io sono particolarmente legato a Rosalba, che ho conosciuto attraverso Angelina, alla quale voglio dire esprimo la mia gratitudine per questo, perché poi felicemente siamo riusciti a pubblicare questo libro, che è il secondo libro del catalogo della casa editrice. Ecco perché mi lega in particolar modo questa pubblicazione. Casa editrice che è nata in un periodo difficilissimo, perché è nata a novembre del 2019, quindi voglio dire proprio alle porte del Covid. Allora, come posso dire, la novità, no? La festa della novità e quindi del varo della casa editrice è finito dopo pochi mesi, e poi c'è stata una lunga traversata nel deserto, e adesso siamo riemersi, e quindi abbiamo avuto la possibilità, come oggi, di incominciare a portare in giro per la Calabria e anche un po' in giro per l'Italia le nostre autrici, i nostri autori, le pubblicazioni.
Fare editoria in Calabria è estremamente difficile, bisogna essere appassionati, però è altrettanto importante perché, vedete, ci sono dei dati, gli ultimi noti che sono usciti e che sono veramente significativi, perché la Calabria e la Sicilia sono le due regioni dove, se mettiamo da parte le attività curriculari, dove si legge di meno. Soltanto il 20% delle persone nell'ultimo anno ha acquistato, letto un libro al di fuori dell'attività curriculare. L'attività curriculare significa che uno magari deve acquistare un libro per un aggiornamento, per la propria professione, eccetera, eccetera. Il metro di misura noi lo possiamo fare, quindi possiamo misurare la distanza che abbiamo rispetto ad altre aree del paese, vabbè, manca a dirlo, con la provincia autonoma di Bolzano, dove invece lì il dato ci dice che almeno l'80% delle persone nell'ultimo anno ha acquistato o letto un libro al di fuori dell'attività curriculari. Quindi perché dico questo? È importante questo ragionamento, poiché noi dobbiamo moltiplicare sempre di più i momenti culturali, le sollecitazioni, gli inviti a leggere, perché come dice un mio amico e anche autore della casa editrice, si chiama Emilio Grimaldi, col quale noi ci confrontiamo spesso, quindi a lui mi ricordo e dice: guarda, forse tu, Rosalba, su questo sarai d'accordo, chi scrive vive almeno due volte, oppure tre magari, cioè ogni libro è una vita nuova. Chi legge molte, 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 molte di più. Ci sono altre domande? Altre domande? Una domanda? No? Noi abbiamo due PR di eccezione che si chiamano Felice Gentile e Aurora Avventurato. Sono... C'entri perché hai venduto un sacco di libri, certo che c'entri. Aurora è bravissima. Sì. Beh, anche la presenza dei bambini, tra le altre cose ne abbiamo anche nel pubblico, è quello a cui noi aspiriamo come associazione, cioè avere nel nostro pubblico tanti bambini appassionati di lettura, di scrittura. Io i miei stessi nipoti, che vedendo me scrivere hanno scritto un paio di libri, poi li hanno persi, insomma, voglio dire, sono delle, come dire, delle sollecitazioni importanti, perché quando un bambino si appassiona alla lettura, cresce, cioè conosce il mondo ancor prima di uscire fuori dalla sua casa, e quando impara a scrivere impara a programmare il suo cervello in un modo piuttosto che in un altro. Quindi la lettura e la scrittura non sono solo atti di cultura, ma sono soprattutto atti di, io li chiamo atti fisiologici, cioè atti che consentono al nostro cervello di crescere, al nostro cervello di espandersi. Sono due atti fondamentali, e il fatto che le statistiche ci dicano che le nostre regioni hanno una percentuale bassa ci deve allarmare. Io non sono una che allarma, non mi piace allarmare, ma ci deve allarmare, perché se ci togliete, diciamo, la lettura e la scrittura, non ci togliete solo la cultura, ci togliete la nostra possibilità di essere liberi. Chi scrive, chi legge, chi impara a scrivere, chi impara a leggere, impara a esercitare il suo libero arbitrio. Quindi non è solo un fatto, come dire, di cultura intesa, diciamo, in termini di presentazioni, eventi, eccetera, eccetera. È proprio una questione di vita, è proprio una questione fisiologica. Quando un bambino scrive, quando un essere umano scrive, soprattutto se lo fa a penna, per favore, coordina il gesto, perché sei la professoressa, il gesto proprio di coordinazione oculomotore, dice: madonna, adesso fa una cosa scientifica, no, ma proprio questo gesto di scrivere attiva le esperienze sensoriali, attiva i sensi, e a sensi aperti andiamo avanti, a sensi chiusi ci fanno di tutto. Noi siamo costantemente immersi nella parola, ma nella parola che sentiamo. Noi dobbiamo imparare invece a
dirla, pronunciarla, scriverla questa parola, se davvero vogliamo essere liberi. Ecco perché Amaro Letterario vuole questo progetto di lettura e scrittura. Non è solo un discorso, ci facciamo la fotografia con lo scrittore famoso, con il lettore d'eccellenza. È proprio, come dire, un atto nostro, personale, di rivoluzione, cioè di ridare la cura alle persone attraverso la scrittura e attraverso la lettura. Cioè proprio un fatto, il nostro è proprio un fatto, è fisiologico. Per le pose possiamo farci tante fotografie, tanti filtri, metterci su Facebook e far finta di essere chi non siamo. Quello noi lo possiamo fare in ogni momento. Ma nei nostri borghi noi vogliamo fare qualcosa di più, che è farci una fotografia con le visualizzazioni. Benché Amaro Letterario poi abbia un suo discreto successo, perché ogni volta che noi pubblichiamo qualcosa c'è un'impennata di visualizzazioni, quindi evidentemente stiamo simpatici, perché sennò non si spiega. Ma quando sentirete nel nostro territorio borghi di lettura e di scrittura, voi ricordatevi che noi vogliamo lavorare sul libero arbitrio. Questo è il nostro obiettivo. Adesso vi lasciamo con un altro brano tratto da Il mare che ho dentro, In esaurimento, perché qui abbiamo, diciamo, bambini che lavorano benissimo rispetto a questa cosa. Ringraziamo Rosalba per essere venuta qui ad aprire questo nostro progetto. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha concesso gli spazi e tutta la strumentazione, e tutti voi per essere venuti qua a battezzare insieme a noi questo progetto di borghi di lettura e di scrittura. Mi suggerisce ancora di sostare, ma di non fermarmi. Che differenza c'è? Ti chiede. Ancora non hai imparato a giocare con le parole? Metti un trattino tra so e stare. So stare. Sosta nelle relazioni per assaporarne l'incontro. Sosta nei pensieri per renderli azione. So stare nei dubbi per scoprirne l'essenza. Ci saranno giorni in cui le parole non avranno bisogno della voce per essere comprese, e giorni in cui le parole prenderanno la forma dei sorrisi, degli sguardi, delle carezze, delle attenzioni quotidiane, degli abbracci, dei caffè lasciati a metà. Proprio in quei giorni scoprirai la bellezza di usare sapientemente parola e silenzio. Prenditi cura delle tue soste, esse ti insegneranno a saper stare qui e altrove. Grazie a tutti di aver sostato con noi. Grazie.